Fragasso e Grossi dell'Orione, dopo la vittoria per 3-2 sul campo dell'Unione Ferroviari nell'ultima giornata di Serie A d'Elite, due marcatori di questa sera. Fragasso mette a segno il gol dell'1-0, Grossi invece quello del definitivo 3-2. Che partita è stata e che sensazioni si hanno nel vincerla in questo modo all'ultimo minuto dopo il forcing finale? Allora, intanto inizio facendo i complimenti all'avversario. Sono un'ottima squadra, giocatori forti tecnicamente, non mollano mai, l'abbiamo visto perché sarà una partita con ribaltoni continui da una parte e dall'altra. Però onestamente mi sono divertito sia all'andata quando abbiamo perso che stasera che abbiamo vinto, perché i valori tra queste squadre sono molto, molto vicini secondo me. Poi sono due squadre corrette che giocano su tutti i palloni e penso ne sia uscita fuori comunque una bellissima partita, agonisticamente molto, molto forte, ma comunque una partita molto corretta. Da una disattenzione difensiva è nato il gol del 2-2, così come da un errore difensivo dell'Unione Ferrovieri è nato di fatto il vostro 2-1. Ha fatto la differenza forse chi ci ha creduto di più in questa partita, in un risultato che comunque avrebbe accontentato entrambi, perché vi affronterete fra una settimana per i playoff. Sì, diciamo a livello di morale arrivare quinti da soli comunque per noi comunque è un buon traguardo, anche se abbiamo avuto risultati altalenanti. Comunque abbiamo dimostrato che di essere comunque, quando siamo al completo, una squadra solida che se la gioca con tutti. Stessa domanda che ho fatto anche al mister Capasso: come sta la squadra alla fine di questa stagione e come arriva all'appuntamento importante dei playoff? Arriva sicuramente dopo stasera con quel qualcosina in più, serviva premere un po' sull'acceleratore per confermare questo quinto posto. Come ha detto il capitano, sono sempre partite divertenti con l'UFR, partite giocate a viso aperto, non dimostra il risultato comunque 3-2 è arrivato all'ultimo. Però sicuramente questo ci può dare quella spinta in più che aiuta in queste situazioni. Partita secca, il morale fa tanto. Cosa hai pensato nello specifico quando hai messo dentro il gol del 3-2 ma si è alzata la bandierina del guardaline prima del VAR? Ero sicuro al 100% fosse buono, perché eravamo tutti, perché stavamo in linea, era chiarissimo. Era gol netto.